Ben ritrovati ai telespettatori di Extra, li chiamano Angeli del Cielo e sono i volontari che animano il soccorso alpino civile sul territorio del VCO e la decima delegazione Valdossola, lo sapete intervengono in situazioni di estremo pericolo per salvare eh, tutti noi e qual è stato lo spunto per parlare di tutto questo e per capire appunto come opera sul territorio questo esercito di volontari? È stata una cerimonia semplicissima che si è svolta i giorni scorsi a Villa Dossola presso la sede del soccorso alpino del VCO eh, dove si è consumato una sorta di passaggio di consegne a tutti gli effetti fra Felice Darioli che tutti voi avete imparato a conoscere in questi anni perché per 21 anni pensate è stato eh, capo o vice capo della delegazione Valdossola e il nuovo capo Matteo Gasparini. Eh, allora ve li presento subito perché eh, quest'oggi saranno con noi in studio. Benvenuto Matteo, benvenuto Felice. Grazie. Allora, eh, cominciamo dalla cerimonia dell'altra sera, Felice, una cerimonia, sappiamo che lei è uomo di poche parole, abbiamo imparato a conoscerla in questi anni, una cerimonia durante la quale, al termine della quale i suoi ragazzi, penso di poterli chiamare così, le hanno consegnato anche una targa, ricordo. Sì, mi hanno consegnato una targa, ricordo, è anche un, un oggetto che rappresenta un alpinista appeso a delle corde, quindi mi ha fatto piacere e, e poi credo che anche... L'aver parlato con i presenti e sentirsi battere le mani, che di solito noi così non si fa, insomma fa piacere. Io credo di essermi impegnato sempre tanto e mi ha fatto piacere. Ecco, diciamo subito che il suo non è un andare in pensione, no? Rimarrà accanto a questi ragazzi. No, senz'altro, senz'altro con mansioni magari diverse, però io ho passione per questa organizzazione, so cosa vuol dire andare in aiuto alle persone in difficoltà e quindi sarò senz'altro lì a collaborare. Ecco, una domanda che le ho già fatto a telecamere spente. Eh, quando è nato il soccorso alpino? A livello nazionale e poi la eh, delegazione sì, qui sì, sul territorio? A livello nazionale è, stata, è nato nel 1954, proprio con una riunione fatta qui in zona, esattamente a Bognanco Fonti. Eh, lì i rappresentanti di allora del CAI con una riunione avevano deciso di istituire questa organizzazione e da lì poi naturalmente lungo tutte le Alpi. Ecco, perché si, si è sentita la necessità appunto di istituire un corpo come il Somosfono? Perché allora, bisogna dire che anche negli anni prima del 1954. Eh, valigiani, gente che si prestava hanno senz'altro sempre portato a soccorso alle persone in difficoltà in montagna, però era giunto l'ora che si veniva richiesto un'organizzazione eh, un po' più costruttiva, più specifica, cioè creare un'organizzazione con dei materiali, con delle tecniche, eh, preparare del personale. Per, per poter far fronte alle difficoltà che c'erano già allora. Ecco Gasparini, Matteo, lei è il nuovo responsabile, un'eredità abbastanza pesante, eh, quella che ha preso da Felice. Sì, è un'eredità sicuramente molto pesante. Felice aveva parecchio tempo per gestire questa, questo coordinamento, io invece devo lavorare, e, però lo faccio da anni, lo faccio con passione, io sono da 14 anni nel soccorso alpino. Una cosa che si è dimenticato di dire Felice, che invece ha detto la sera del passaggio di consegne, è che lui conosce esattamente per nome e conosce le caratteristiche di ogni volontario della decima delegazione Valdossola, perché in questi 21 anni in cui lui la, la diretta in qualche modo come vice o come, o come delegato, eh, li ha visti entrare e li ha visti crescere tutti. La delegazione Valdossola, grazie a Felice, è cresciuta molto. Ecco, posso chiederle eh, come si entra a far parte di questo esercito? Allora, il, il tutto parte da una domanda che deve fare l'interessato al capostazione della stazione di riferimento. Sul territorio del VCO abbiamo 11 stazioni, praticamente una in ogni, in ogni valle o in ogni, in ogni zona, Verbagna, Omegna, Le Valli Bognanco. Diciamo eccetera. che il territorio è coperto capillarmente? È, cap è coperto capillarmente, sicuramente. Eh, si parte con questa domanda chiaramente l'aspirante non può pensare di entrare nel soccorso alpino se non già ha qualche capacità di movimento di movimentazione in montagna, capacità che sono già almeno un po' superiori alla media nel senso non è sufficiente saper camminare in montagna, non è sufficiente saper arrampicare, ma bisogna saper camminare, arrampicare, sciare, magari andare su ghiaccio, quindi eh, la capacità deve essere già superiore alla media ed è per questo forse che in questi ultimi anni abbiamo un po' di difficoltà a reclutare volontari ecco, Ad oggi quanti volontari compongono la decima delegazione Valdossola? Eh, siamo circa 240 volontari ecco, Quindi diciamo che voi un po' come altre associazioni che operano sul territorio eh, soffrite un po' questa carenza di volontari, possiamo lanciare un appello chissà che qualche ragazzo non sia invogliato Beh sicuramente a noi serve soprattutto servirà negli anni un ricambio generazionale, la nostra età media sta notevolmente aumentando, i volontari che compongono ...pongono alla decima delegazione. Stanno invecchiando insieme alla delegazione, quindi tra qualche anno probabilmente con le uscite, diciamo con i pensionamenti dei volontari, mancherà un vero ricambio, cioè ne escono 10 e ne entrano solo due o tre. È vero che eh, la tecnologia ci viene in aiuto, però eh, il volontario fa sempre parte del, del bagaglio che serve alla delegazione per poter portare avanti il lavoro che sta facendo. Ecco, è indubbio che il vostro lavoro, Darioli, è inserito all'interno di un. Un progetto un po' più ampio sul territorio e soprattutto deve andare a incastrarsi con altri operatori che operano appunto in questo settore. Quando scatta l'allarme? Innanzitutto chi vi allerta? Ma la, da quando è stato istituito il servizio 118, eh, il soccorso alpino a livello piemontese ha una convenzione con il 118 e quindi per le chiamate eh, arriva la chiamata al 118. Noi abbiamo un operatore a Torino 24 ore su 24 ore, un tecnico del soccorso alpino che fanno i turni e lui sa muoversi e, in base a cosa succede alla località, all'evento, sa muoversi e chiamare le, le, le stazioni. O, o confrontarsi con, uh, con la parte sanitaria per mandare eventualmente l'elicottero, quelle cose lì. Ecco diciamo lì. che da parte nostra è gestito in effetti: eh, tutti, diciamo, io, i, chi si serve del 118, dov, anche per interventi di problematiche legate alla montagna. Ecco, voi entrate in funzione anche qualora una persona si sia persa, c'è cioè un'indicazione, potrebbe essere in questa zona il, 118 le, eh, scusate, il soccorso avvia le ricerche. A livello territoriale funziona sempre lo stato di allertamento? Al, a livello territoriale penso che da quando è stato... Creato quel protocollo operativo a livello che si era interessato la prefettura, perché abbiamo anche altre organizzazioni, ma soprattutto per la ricerca delle persone disperse è eh, bene a poter eh, partecipare, diciamo, a concorrere alla, alla ricerca di queste persone, e quindi con quel protocollo lì ha, ha migliorato la, la, la sinergia e comunque il, il coordinamento. È chiaro che quel protocollo è stato istituito, ma eh, la legge dice che eh, comunque il coordinamento delle, delle ricerche delle, delle persone disperse comunque è stato riconosciuto che spetta al soccorso alpino. Ecco, anche perché voi la vostra attività è molteplice, certamente legata alla montagna, ma intervenite in ogni stagione, in qualsiasi situazione. Vogliamo fare degli esempi, Gasparini? Beh, eh, chiaramente il, eh, durante le giornate di sole, durante l'estate, quando c'è l'intervento se possibile interviene l'elicottero quindi parecchi dei nostri interventi li risolve direttamente l'elicottero i volontari a terra la maggior parte delle volte intervengono di notte quando piove, quando c'è nebbia quindi quando l'elicottero non, non può risolvere autonomamente l'intervento noi siamo diciamo reperibili H24 quindi siamo sempre reperibili, abbiamo sempre il telefono sul comodino e quindi in qualsiasi momento arriva la chiamata, la chiamata di solito arriva al capostazione di riferimento che poi allerta i volontari e a cascata se c'è necessità di avere una, un numero maggiore di volontari si chiamano le stazioni vicine. Ecc. Ecco come avviene il reperimento dei volontari quando scatta l'allarme? Beh sicuramente si si all'inizio si chiamano i volontari delle stazioni. quindi... Eh, si chiamano al telefono oppure si manda un messaggio cumulativo al gruppo completo dei volontari e dopodiché a seconda della necessità i primi che rispondono si, si parte 4, 5, 10 a seconda della necessità gli altri si tengono in stand-by e poi a seconda di quello che serve si richiama Posso chiedere a tutti e due a livello umano? No? Saranno stati tanti gli interventi effettuati sul territorio, ce n'è uno che vi ha particolarmente colpito Darioli? Ma sì, sì ce ne nessuno senz'altro. Purtroppo proprio oggi anche mi avevano fatto una domanda. Così. Allora, purtroppo a me mi è capitato comunque di, di andare anche su interventi di soccorso e purtroppo recuperare delle salme no? delle persone decedute. Ma e quindi non è mai una bella cosa, non è mai un bel intervento. Lo possiamo inquadrare come aver fatto una cosa utile, perché noi comunque svolgiamo un servizio di pubblica utilità. E quindi, aver potuto dare ai familiari la possibilità, comunque, di, di, di sapere che con tutti i vari crismi le persone sono ritornate a casa in quel modo, però purtroppo è così. Poi, sicuramente ho anche sotto di me una visione di altri tipi di interventi dove le persone erano in pericolo di vita e siamo riusciti a portarle a casa sane e salve. Ce ne sono. È difficile trovarne uno solo perché comunque in 21 anni un po' di ne cose visto capitano. Tante. Matteo? Beh anch'io ne ho viste tantissimi, eh, diciamo che sicuramente quelli che ti danno più soddisfazione sono quelli dove non subito ma magari dopo qualche giorno riesci a trovare la persona che è ferita e quindi la riporti a casa viva assolutamente. Eh, queste sono quelle che ti danno soddisfazione perché ti rendi conto di aver salvato una vita ma anche altri interventi dove magari hai collaborato, o hai sentito telefonicamente la persona dispersa e non, non sei riuscita a portarla a casa, ecco questi sono quegli interventi che più spesso mi vengono in mente perché mi è capitato di parlare col disperso e purtroppo averlo trovato magari dopo due o tre mesi. Ecco e quando trovate queste persone in difficoltà poi provate comunque ancora in vita, anche a livello psicologico? Non è facile l'approccio, queste persone saranno molto spaventate. no? Poi beh, sì, sono, beh, ci vedono sicuramente come dei salvatori. E l'ultimo intervento che abbiamo fatto il 17 dicembre su quella persona che si era persa sotto, sotto l'Alpe Curgeia. Al pizzo Pernice, eh, ci ha chiamato proprio prima di Natale per ringraziarci, per fare gli auguri a tutti i volontari, e proprio per ringraziarci perché sicuramente questa persona è stata salvata dal soccorso alpino. Abbiamo lavorato. Fino alle tre di notte eh, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo portato in una baita, abbiamo acceso il fuoco, c'erano meno 7 gradi e sicuramente se non c'era il soccorso alpino questa persona non so se vedeva la luce del giorno. Ecco, spesso no. vi trovate... Sì, no, nel corso del tempo abbiamo ricevuto diverse... Sì, eh, proprio comunicati scritti, lettere scritte da gente che abbiamo portato di soccorso che ha fatto piacere. Diciamo che nella, bisogna dire anche la verità, che nel complesso di tante persone che si va in aiuto non tutte sono così, insomma certo. si vede che danno per scontato che... E Però così non è. E, qui e, così entra, non è. Ecco, e così entra in gioco un'altra questione. No? Di questa questione abbiamo spesso parlato con Darioli in questi anni a margine degli interventi che il soccorso effettuava sul territorio, cioè l'approssimazione con cui certe persone si avvicinano alla montagna, un po' in tutte le stagioni: d'estate, per una camminata in vetta, periodo dei funghi, fungiati che magari vanno a cercare i funghi con le scarpe da ginnastica e questo mette in pericolo la loro vita principalmente, ma poi voi che andate a fare il soccorso, è così Gasparini? Certo, il problema dei fungiat vabbè, è un annoso problema, il problema principale è il fatto che il fungiat non sta sul sentiero e quindi quando lo devi cercare non sai dove andare a cercarlo, mentre chi va a fare trekking per quanto possa essere magari non attrezzato bene o male sai dove andarlo a cercare e facilmente lo, lo ritrovi anche velocemente. Eh, per quanto riguarda la prevenzione eh, purtroppo se ne dicono, se ne fanno, eh, eh, se ne legge su tutti i giornali che c'è questa mancanza di conoscenza del territorio e, e soprattutto viene affrontata la montagna con leggerezza. La montagna è un clima che cambia ve veramente in modo mm, repentino. Esatto, anche eh, eh, a noi capita spesso, a me è capitato negli anni, visto che ho, ero nella stazione Valgrande, di andare in Valgrande a recuperare olandesi, turisti che sono nei campi. Che, vanno, che si addentrano nella Val Grande con, con i sandali, col, con le crocs, cioè voglio dire con delle ciabatte che sono assolutamente inadeguate. È chiaro che noi non, quando arriviamo non possiamo educare l'olandese ad andare in montagna, eh, possiamo solo cercare di aiutarlo a uscire nel migliore dei modi. Signor Darioli, anche lei voleva sì, aggiungere. No, volevo aggiungere solo che mh, di attività di prevenzione si cerca di farne perché comunque è previsto anche dai nostri regolamenti. Eh, non sappiamo mai bene quanto è utile, ma sappiamo che dobbiamo farlo. E poi eh, invitiamo comunque i frequentatori della montagna oggigiorno a consultare bollettini meteo, nivome, nivometrici, anche nivologici. Meteorologici e anche tante altre eh, come si dice, opuscoli mari che possono fornire informazioni. Eh, non lo so, faccio un piccolo esempio: noi andiamo, io personalmente o con degli amici che voglio andare a fare una salita al Monviso, mi, mi documento di, di che condizioni è la montagna, di che chiaramente curo anche le previsioni del tempo e purtroppo tanti non, non fanno così. Dettagli Invece, che vengono trascurati. Eh, bisogna, bisogna seguire anche quelle, quelle informazioni corrette lì. Ecco, dall'alto della sua esperienza, eh, come è cambiata l'attività del soccorso in questi anni? Nel senso che lei mi parlava anche di un aiuto della tecnologia. Sì, diciamo che visto che sono 21 anni che ho delle responsabilità presso il soccorso alpino-valdossola, Direi che a metà strada, circa un dieci anni fa, sono cambiate varie cose. Sono cambiate mh, il, proprio tecnicamente il modo di affrontare determinate manovre. E parliamo di recuperi, dove chiaramente non su un sentiero, ma di, di certe difficoltà tecniche, perché sono cambiate anche. Hanno inserito della, della strumentazione, delle attrezzature particolari e quindi abbiamo dovuto anche a livello di formazione adeguarsi all'uso di quelle attrezzature lì. Un piccolo esempio si potrebbe fare dicendo che eh, allora eh, andare a fare un recupero in parete veniva usato anche le, le cordine metalliche, sa? le corde metalliche o di metallo, no? andare a predisporre per fare un recupero o una calata. Bene, da dieci anni a sta parte o forse anche di più no, non se ne vede più in giro di quelle attrezzature lì. Abbiamo usato le, le corde che usa l'alpinista andare in montagna con, con le varie attrezzature legate poi al tipo di, di manovra che andiamo a fare. Poi sono, sono cambiate anche il modo di la formazione e la preparazione dei volontari. Anche, eh, diciamo che viene chiesto sempre più professionalità, sempre più eh, il soggetto preparato tecnicamente, sia per quanto riguarda il tecnico di elisoccorso che presta i turni presso le basi dell'elisoccorso, sia i tecnici di soccorso alpino, sia anche gli operatori base del soccorso alpino che entrano. Ecco Gasparini, noi immaginiamo un po' l'organizzazione del soccorso alpino dal di fuori come eh, un qualcosa di ben codificato con dei turni di reperibilità, in, in realtà voi siete persone normalissime che lavorano tanto quanto noi, magari dopo una giornata di lavoro scatta l'allerta e si va alla ricerca della persona è eh così? Eh sì, è proprio così, è proprio così magari anche durante la giornata lavorativa arriva l'allerta e si deve, si deve andare, chiaramente il datore di lavoro deve essere d'accordo e non si deve mettere, almeno per quanto riguarda me, ma comunque vedo anche tutti gli altri volontari, si cerca di non mettere mai in difficoltà il datore di lavoro noi ci mettiamo sempre d'accordo, io perlomeno con il mio datore di lavoro anche se mi sono messo d'accordo abbiamo delle leggi abbiamo che ci tutelano, si quindi possiamo però abbandonare, però è chiaro che eh, il soccorso alpino eh, non ci dà da mangiare, quindi è chiaro che dobbiamo tutelare il posto di lavoro Ecco, eh, Darioli prima parlava anche di questione di sicurezza di sì. chi va in montagna, il 20 di gennaio voi sulle nevi dell'Alpedevero avete proprio una di queste giornate dimostrative per avvicinare no? chi ama la montagna a a stare in montagna ma al sicuro. Certo, è da un po' di anni che il soccorso alpino promuove la giornata sicuri sulla neve, la promuove a livello nazionale e noi della Valdossola è un po' di anni che la facciamo ad Devero. Eh, a Devero chiunque potrà venire in modo totalmente gratuito a vedere e a conoscere l'utilizzo dell'arva che è l'apparecchio per la ricerca dei sepolti da Valanga. Eh, potrà conoscere le tecniche di, di seppellimento dalla valanga, potrà conoscere le tecniche di ricerca, potrà vedere anche eh, le unità cinofile da, da valanga al lavoro. Quindi sicuramente noi invitiamo tutti gli appassionati della montagna a venire a, a Devero, a imparare, comunque a osservare e capire come funzionano questi apparecchi che sicuramente permettono a chi va in montagna, a chi va in zone a rischio valanga, in caso di valanga, di salvarsi la vita. Perché poi sul nostro territorio avete anche effettuato interventi di questo genere. Sì, nel corso degli anni sì, sono successi dei incidenti, anche, purtroppo come dicevo prima, anche mortali, però fare. sì, sì, sono, sono successi. Ecco, allora siamo quasi in chiusura di questa chiacchierata. Per tirare le file, a quale messaggio possiamo mandare ai nostri telespettatori appassionatisi di montagna, ma a viverla come questa montagna? Beh, allora, l'appello che mi sento di fare, che secondo me è il più importante perché in questo momento è quello che ci tocca di più, è che anche il soccorso alpino sta subendo purtroppo questo momento di crisi, e quindi, anche per il soccorso alpino, c'è stato un taglio di fondi. Eh, noi chiediamo che tutti quelli che vanno in montagna eh, si, possano, si iscrivano al CAI perché l'iscrizione al CAI comporta un'assicurazione e Quando c'è questa assicurazione e dovesse succedere qualcosa, questa assicurazione riconosce un, diciamo, un contributo spese al soccorso alpino. Diversamente, noi andiamo veramente praticamente in modo gratuito, quindi almeno eh, la copertura delle spese, che sono quelle vive che servono per fare l'intervento, lo si può fare e si può coprire solo con l'assicurazione. Ecco allora prendiamo nota di tutto questo. Un'altra domanda da Arioli, sempre vista la sua esperienza, peraltro a livello territoriale credo poi su tutto l'arco alpino, organizzate anche delle giornate internazionali di scambi e di esercitazioni no? fra eh sì, delegazioni sì, diverse. Sì. È ben già da diversi anni che si, fa, si organizza con, eh, con gli svizzeri del canton Ticino uno scambio, una volta andiamo noi da loro, una volta vengono loro da noi, ma anni addietro è successo anche con gli svizzeri del canton valese. Eh, adesso in questi ultimi anni un po' meno perché comunque anche la loro struttura dentro nel Valese è un po' cambiata rispetto a qualche anno fa poi eh, diciamo che anche con uh, altre organizzazioni sul territorio qua tipo il Soccorso Alpino della Finanza o, o anche altre organizzazioni perché voi spesso operate sì, con i finanzieri è sempre del SACF um, si fanno delle, delle esercitazioni congiunte perché è giusto che sia così, insomma. Eh. D'accordo, allora noi non resta che augurarvi naturalmente buon lavoro, speriamo i nostri telespettatori facciano tesoro dei consigli che avete loro dati. Vi rinnovo l'appuntamento a tutti quanti sulle nevi del, eh, del Devero per domenica 20 gennaio, appunto, una giornata dedicata a vivere in sicurezza eh, la neve. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, buon lavoro e con voi tutti l'appuntamento alla prossima settimana.